Vi presento la Villa Borromeo. Questa villa è stata costruita verso la fine del 600 ed era proprietà della famiglia Borromeo, una ricca famiglia di Milano che aveva ricchi possedimenti nel territorio. La villa è elevata su due piani, più la soffitta, che viene illuminata da loculi ellittici. A fianco troviamo le barchesse e un insieme di altri edifici adibiti a stalla. E questa villa è stata restaurata completamente nel 1980. Immersa in un'ampia campagna di pertinenza, sorgono la villa e le sue adiacenze rustiche. Le barchesse porticate originarie, le stalle e la casa del fattore erano e sono costruite in aderenza ai fianchi del volume padronale, mentre altri edifici di varia epoca sono inseriti nel terreno di pertinenza. Davanti alla villa si apriva l'ampia corte lastricata a servizio della campagna. Nel 1746, durante una visita pastorale, vi soggiornò il vescovo Rezzonico. Villa Piene si trova nel capoluogo di Villafranca. L'inserimento della costruzione di Villa Piene a Villafranca tra i beni storici artistici della provincia di Padova è giustificato dal nome del progettista, Andrea Palladio. Infatti il Palladio aveva fatto il disegno di una grande villa da edificarsi in località Cicogna di Villafranca per conto di Francesco Tiene e dei due figli Odoardo e Teodoro, amici personali dell'architetto, nei terreni acquistati nel 1539. Il Palladio, nei quattro libri dell'architettura, registra che il Tiene diede inizio alla costruzione, ma morì quasi subito, nel 1556. Come attesa a una mappa nel 1563, il cantiere era in piena attività, però i lavori si arrestarono 4 anni dopo, quando Odoardo fu costretto a lasciare Vicenza per motivi religiosi. La nobile villa avrebbe dovuto essere grandiosa, con loggia imponente su due piani e colonne corinzie, con 4 torricelle a caratterizzare gli angoli e un'ampia monumentale scalinata d'ingresso. Solo la barchessa a nord fu portata a termine. Nei progetti doveva essere connessa alla villa con un porticato ricurvo, in modo da circoscrivere con la barchessa a sud, solo parzialmente conclusa, una grande corte interna alla casa padronale, della quale furono realizzate solamente le fondamenta. La barchessa doveva essere la dipendenza di una villa veneta adibita alla villeggiatura e centro direzionale dell'attività agricola. La barchessa ancora esistente, alla quale nell'Ottocento fu addossata una modesta abitazione, presenta 5 archi. Nell'alto cornicione e nei bugnati si riconoscono la finezza, la nobiltà, la forza che distinguono le opere del Palladio.